non fare differenza tra europei e europei, tra europei e esseri umani. Grazie. Un minuto. Onorevole Chiang, un minuto. Tutti gli Stati membri hanno recepito nel loro ordinamento le direttive europee antidiscriminazione. Eppure, mai come oggi assistiamo a un significativo aumento degli episodi di violenza di matrice razzista e xenofoba e all'affermarsi di forme nuove di discriminazione come l'afrofobia, contro la quale gli Stati membri non hanno ancora adottato delle strategie congiunte di contrasto. La legislazione da sola non basta a garantire la piena parità di trattamento, così come non basta la riprovazione sociale a fermare l'ondata di odio che si sta propagando in tutta Europa. Quello di cui abbiamo veramente bisogno è una maggior consapevolezza politica del fenomeno per costruire un modello culturale e sociale alternativo, perché il valore del pluralismo e dell'integrazione sia affermato come patrimonio comune. E unita a questo, azioni di contrasto più decisive contro chi, pur detenendo cariche politiche ed istituzionali, istigano e fomentano l'odio e l'intolleranza. Il razzismo non può mai essere strumento di lotta politica e va condannato. Grazie. Stimati colleghi, Cari colleghi, passiamo al catch di AI. Ci sono 12 iscritti. Sapete che sono previsti soltanto 5 minuti, quindi diamo la parola ad alcuni, dando la parola a tutti.